Oggi, 23 agosto 2012, ci troviamo sulla base Tala, un'altra delle mitiche strade del sud Italia. Siamo con il nostro mezzo potentissimo, la nostra multipla Metano, che ci dà una mano. Voglio dire, a dovere di cronaca, non dovrei dirlo per non fare pubblicità, però adesso che la benzina è arrivata a 2 euro al litro, noi leggiamo Metano ancora a 95 centesimi al chilo. Non dico quanto si risparmia, perché meno ce ne siamo, a metà è meglio, Torniamo alla nostra strada, stiamo andando a Potenza quest'oggi. Siamo partiti stamattina intorno alle 8, c'è un caldo da 35 gradi. Questa strada è una strada che in realtà è una superstrada, ma parecchi tratti sono a 4 corsie, praticamente hanno solo un po' come l'autostrada. C'è anche qui qualche piccola interruzione, però tutto sommato che non è riuscito. Siamo fermati al rifornimento di metano di Metaponto, abbiamo fatto un fornimento, abbiamo fatto il pieno con 8,55 euro, e adesso stiamo andando a Potenza. Abbiamo consumato un po' di salsicciotti a prima mattina, un po' di succo d'arancia, un bel caffè, e siamo ancora qui più di prima, in mezzo a una strada. Quindi queste sono le novità odierne. Ecco qua, inizia la prima deviazione. Questa è una deviazione che è in prossimità di una galleria. Questa è una vita che è qua praticamente. È sempre così. Non so perché, ma mi sa che oggi ci fa uscire addirittura. Ah, sì. Hanno chiuso addirittura la galleria in questo senso. Adesso perfetto, siamo costretti a uscire. SS407 Potenza, benissimo. Vediamo dove andiamo a finire adesso. Ci faremo un bel giretto, qui sembra di andare in una stazione. Tra 200 metri. Potenza, Metaponto. Bisogna bypassare la galleria, sì, perché sicuramente sarà successo qualcosa. Tanto per cambiare dentro la galleria. Vediamo dove ci portano adesso. Potenza, è una piccola deviazione. Mi fa piacere che abbiamo fatto questo video oggi, così abbiamo documentato anche questo. Non credo che ci siano i diritti di copyright anche sul navigatore, sulle voci che ci indicano dove andare, altrimenti uscirà la scritta poi che ci mette YouTube. Anzi, salutiamo come sempre gli amici di YouTube che ci permettono di effettuare questi servizi con il nostro canale esclusivo che è Teleradio Cinghiale Stereo Network. Canale video di Roberto Berta con la regia di Salvatore Pellavino. Non so dove stiamo andando, qua, mentre questi alberi. Sì, fra poco dovremo, ecco qua, riprendere la famosa Basentana. Ecco qua, sì. Benissimo, eccoci qua. Abbiamo fatto una deviazione di un chilometro circa. E adesso siamo di nuovo, ritorneremo sulla Basentana. Ecco, vuol dire che la galleria è franata e che hanno fatto questo, piccolo giro. Benissimo, eccoci qua, di nuovo sulla Basentana. Qui possiamo attaccare di nuovo al rasuolo, come dico io, per arrivare poi a Potenza. Eh sì, questa era una piccola deviazione, giusto per evitare la galleria, che tempo fa era aperta a 9 carreggio da sole, e adesso giustamente è stata chiusa. Perché qui in Italia, quando si interrompe un tratto stradale, un po' una galleria che sia, si preferisce sempre lasciare poi il mondo com'è e fare una deviazione esterna che costa meno sicuramente. Vabbè. E si continua alla grandissima. Per saziare la fame di video di Telecinghiale Stereo Network, di Radio Telecinghiale Stereo Network per la precisione. Noi andiamo avanti imperterriti, aggiungiamo video ogni giorno. Se voi considerate che quello che ci ascoltate, vi dico solo questo: per caricare un video in HD di circa 10 minuti c'è bisogno di una notte intera con la rete che ci troviamo. Ci ritroviamo in Contrada Cimino, dove sono siti gli studios di Telecinghiale Stereo Network. Ringraziamo la Telecom e le persone del suo amministratore delegato, non so se sia ancora lui, Tronchetti Provera, se c'è ancora o meno, che
che ci fa pagare la quota per 7 mega di ADSL e ne abbiamo almeno una. Questa è una precisazione che dovevamo fare da tanto tempo, che approfittiamo per fare oggi. Nel frattempo ringraziamo il nostro potentissimo mezzo a metano, bellissimo come ci dicono tutti. Questa è una macchina che non cammina, da tutti considerata una lumaca, che però per noi ci fa un grande servizio. Siamo a una settantina di chilometri da potenza, questi qui continuano a camminare come lumache, perché chiaramente siccome qui c'è su questa superstrada un limite fisso di 70 km orari, allora si rispetta il limite di 70 km orari. In modo che per fare 140 km ci vogliono circa 2 ore e mezza, cosa che invece si può fare in un'ora comodamente, camminando senza esagerare a 120-130 km. Buon servizio come sempre. Ricordiamo sempre la splendida e meravigliosa regia offerta da Salvatore Pedalino, che lavora per noi gratuitamente, imperterrito sempre. Le riprese sono effettuate da Roberto De Francesco, la voce narrante e pure quella di Roberto De Francesco. Non ci sono effetti speciali, non ci sono titoli all'inizio e alla fine, perché proprio per scelta i video di Teleradio Cinghiale Stereo Network devono essere fatti così, a freddo, praticamente filmati e imbussolati direttamente nel canale televisivo di YouTube, senza aggiustamenti né altro. Questa è la nostra filosofia di televisione, e di raccontare le nostre storie, quello che facciamo ogni giorno senza filtri, senza correzioni, senza trucchi, senza inganni. Ecco qui, benissimo, si continua alla grandissima. La media è di 150 km orari circa, BMW permettendo, se troviamo un morto davanti che va andando su 100-110, lo eliminiamo subito, l'amico parla al telefono, è il decimo che troviamo questa mattina, che cammina tranquillo e beato e parla al telefono per mezz'ora, ma ci fosse mai un posto di blocco in questa situazione? I posti di blocco si fanno solo a un fresco, sotto i ponti, nascosti dietro le curve, per fare le multe a chi poi ha qualche piccolezza che non va alla macchina. Nel frattempo l'italiano medio continua a parlare al telefono guidando la macchina tranquillo e beato, come se fosse nel salotto di casa. Va benissimo, continuiamo così. Abbiamo detto 150 di media ed è quella. Questa strada mi porta alla mente i ricordi di quando venivo con questi mezzi e col furgone anni fa a ritirare i computer usati negli enti pubblici per tanti anni. Quante volte abbiamo fatto questa strada, stracolmi di materiale prezioso, di rifiuti pericolosi e non, ex apparecchiature di guardia di finanza, polizia, tribunale, scuole, carabinieri, aziende ospedaliere e altro. Dei tempi che non torneranno più, neanche quelli. Bellissime avventure con mio amico Enrico Corsini, che ormai è sparito, inghiottito dal suo lavoro di corriere, che lo porta a stare 24 ore su 24 col culo seduto in una macchina e non gli dà più tempo neanche per andare a salutare gli amici. Ciao Enrico, ti ho chiamato questa mattina ma non abbiamo potuto prendere neanche un caffè insieme, né credo che lo prenderemo mai di questo passo. Mi fa piacere che anche tu ci hai abbandonato, hai preso la tua strada e volte la piccettante, come diciamo noi. Grazie, di vero cuore anche a te. Ti abbiamo insegnato tanto e ti abbiamo lanciato nel mondo del lavoro. Ora tocca a te fare la tua parte. Speriamo solo che non ti vai a muzzeggiare da qualche parte anche tu. Il nostro amico Enrico Corsini, compagno di tante avventure, sparito pure lui nel nulla. Ha abbandonato anche la carriera di ufficiale di gara. Qualche giorno fa abbiamo assistito alla gara Luzzi-San Puccini e già in due giorni ci sono 200 visualizzazioni di quel video. Mai successo una cosa del genere su Teleradio Cinghiale Stereo. Si vede che la gara di Luzzi è veramente molto molto seguita.
10 minuti di video per notare la Basettana tutta larga e ben messa, continua a darci grandi soddisfazioni. Grazie ancora una volta per l'ascolto prestato da Teleradio Cinghiale Stella.